Avete presente le diverse fasi di crescita? Ecco, a volte una di queste fasi viene saltata e si passa da un estremo all'altro, senza manco accorgersene a volte. E se vi dicessi che qualcuno mi porta per mano, dove stiamo andando? Forse al negozio di giocattoli? Oppure le giostre che hanno aperto da poco. Oggi è proprio una bella giornata. La temperatura è perfetta, l'arietta fresca e il calore dei raggi che ti rendono calmo e rilassato. E poi ci sono i passeri che cantando ti fanno sentire come nella fiaba di Biancaneve. Anche la gelateria vicino al parco si fa desiderare. Ci starebbe proprio un bel gelato. Ho proprio una fame da lupi. Chissà cosa mangio stasera. Spero qualcosa di buono, tipo gli spaghetti con sugo e polpette, oppure le lasagne. Però come le fa nonna? All'improvviso mi sorge una domanda. Ma ho mangiato oggi a pranzo? Ma certo, ho mangiato. Ah no, vero. Quello era ieri. Porto la mia mano all'altezza della bocca per sentire il mio alito. Non sa di nulla. Ma che ore sono? Vorrei potermi togliere questa bandana dalla faccia per controllare il telefono. Tasto i pantaloni per il telefono. Non c'è nulla. Frugo in tutte le mie tasche, ma non trovo niente. Dove diavolo ho messo il telefono? No, no. Mi salgono i brividi. E questo è il momento dove tutto degenera. Il mio dito non c'è più. Gli uccellini che prima cinguettavano sembravano essere morti e i passi sul cemento erano svaniti nell'aria. Poi sparisce il mio senso dell'orientamento. Mentre prima pensavo di essere al parco e adesso invece non ho la minima idea di dove mi trovi. Basta! Sono stufo di questa stupidaggine! Non ho la minima idea di dove mi trovi. Stiamo girando in tondo da non so quanto tempo senza una meta. Non voglio più seguire. In quel momento realizzo di non avere la minima idea di chi stessi tenendo per mano. Nonostante il terrore, continuai a camminare col misterioso individuo, come se fossimo accatenati l'uno all'altro. Il rumore del silenzio mi stava facendo impazzire. Stringevo la mano più forte che potevo, come se lasciandola sarebbe accaduto il peggio. Le mani mi sudavano, mi sentivo incapace di reagire, di uscire da questa orrenda situazione. Mi fermai e così fece l'individuo. Gli chiesi: chi sei? Cosa vuoi da me? Perché io? E dove stiamo andando? Lasciai la presa. Subito dopo sentii un rumore ambiguo, come se qualcosa di flaccido fosse caduto a terra. No, no, non può essere. Mi inginocchiai e tastai per terra vicino a me. Che schifo. Nebbi abbastanza. Tolsi finalmente quella bandana. Realizzai che per tutto quel tempo sono stato in una stanza e ho camminato da solo in cerchi, stringendo una mano staccata dal proprio corpo.